Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi visioneremo il mazzo del momento. In questo maggio 2020 il mazzo più forte è sicuramente il tier 1, tier S in assoluto, è questo Jeskai Lucca Yorion. Innanzitutto si basa sul companion che in questo momento sembrerebbe essere quello più performante. Si tratta di Yorion. La limitazione di questo compagno dice che il tuo mazzo deve giocare almeno 20 carte in più rispetto al minimo consentito. Quindi se lo beccate in draft dovreste fare un mazzo da 60 carte per averlo come compagno, o se lo giocate in questo caso normale in standard dovete fare un mazzo da 80 carte. Da almeno 80 carte per giocare questo companion. Passiamo a quello che fa. Perché è così è diventato così rilevante come carta qua? Perché praticamente quando entri nel terreno di battaglia tu puoi esiliare il numero di permanenti che vuoi, che controlli e possiedi. Dopo torneremo su queste due parole chiave. Ed esse ritorneranno sul campo di battaglia prima della fase finale, all'inizio della fase finale. Quindi tutti gli effetti enter the battlefield, cioè tutti gli effetti che quando entrano nel campo di battaglia fanno qualcosa, si ritriggerano, si riattivano, si rinnescano. Quindi carte come Omen of the Sea, carte come Omen of the Sun, i Planeswalker si resettano, Fires of Invention, nel momento che viene esiliato potete fare ancora altre spell. I Planeswalker già si resettano, Expert Conqueror's Death, Treachery che è fortissimo, eccetera, eccetera, eccetera. È sicuramente un mazzo controllo, ma che punta a fare valore, ma la combo che ha reso questo mazzo un TRS è Lucca. Lucca ci permette a turno 5 di fare il suo effetto meno 2, esiliarci una creatura che controlliamo. In questo caso il nostro mazzo fa il 0-4 di Birth of Meletis o il 1-1 di Omen of the Sun, vanno bene anche i token quindi, e mi vado a cercare dal mazzo, rivelo dalla prima carta del mazzo finché non rivelo una creatura che costa di più. Visto che i token costano 0, noi andremo sempre a rivelare l'unica creatura che abbiamo nel mazzo, cioè Agent of Treachery. E quindi è come se facessimo Agent of Treachery che costa 7 di mana a 5 di mana. Pensate a questa partenza qua. La partenza perfetta consiste nel fare a turno 1 0, niente, magari una terra tappata. A turno 2 Birth of Meletis. A turno 3 Teferi, così dopo non ci può fare mai counter. A turno 4 facciamo Fires of Invention e poi magari facciamo qualcos'altro, Vratta per pulire il board. Oppure facciamo Omen, facciamo Narset per andarci a cercare Lucca, appunto. E a turno 5, magari siamo partiti pure noi, facciamo Lucca, meno 2. Vado a prendermi un Agent of Treachery, e c'ho Charles Faris in campo, ricordatevi, meno 2, vado a prendere Agent of Treachery. Entra Agent of Treachery, magari l'oppo non ha fatto nulla, gli rubo una terra. Quindi tu, a turno 5, vivi 5 terre e lui 4. Un mandolino a terra, tu vai a 6 e lui va a 3. E poi cosa fai? Fai Yorion, blinchi, esili Agent of Treachery, alla fine del turno ti rientrerai e rubirai un'altra terra, quindi lui andrà a 2 terre e tu a 7. Poi, prego, fammi vedere come vinci. Poi questa shell, questa base di colori ti dà modo di avere una delle carte più forti dello standard, che è Teferino, sicuramente. Ti dà modo di avere Expert Conqueror's Death, che è la carta control per eccellenza, una carta sbagliata, perché se rimane in campo fa sempre 2x1, fa esilia un permanente non terra dell'avversario, costa 3 o di più, in realtà terra va bene, però le terre che costano 3 non ho ancora viste, e gioca Fires of Invention, che è una carta che praticamente ti fa parare al gioco, Narset, che in questo momento è molto forte perché ci stanno girando anche tantissimi mazzi ciclo, ti permette di giocare le Vratte per controllare il board, comunque permette di fare 1-1, che anche essi riescono a pingare il board di creature molto piccole, e inoltre ha questa combo di Lucca e Agent of Treachery che è devastante.
E in più gioca anche Sharknado. Sharknado, anche i pro stanno cercando molte soluzioni adesso, che può essere Tailsend. Perché altro? Perché l'abilità di ciclo non è counterabile. Quindi è come se è una carta che stesse sopra Teferi. La side è una side normale che può switchare in un control o switchare in un control ancora peggio, perché dipende, può avere rimozioni, counter, rimozione di massa, e ultimamente è entrato Dreamtrawler di side, con cui funziona sempre con la combo. Ci trova Dreamtrawler, facciamo questo 3-5 con Hexproof e Lifelink volante e vinceremo di quello. Passiamo al gameplay. Iniziamo noi, siamo contro l'Urrus, quindi probabilmente è un mazzo ciclo. Questa mano non fa nulla, dobbiamo manicare. Krisher è una carta bruttissima da tenere in mano. Ma abbiamo Birth of Meletis. Ma non abbiamo neanche. Non siamo neanche sicuri al 100% di fare terra a turno 2. Io maligherei in maniera aggressiva. E ormai questo si tiene. Purtroppo capita di vedere mani brutte. Chiaramente, come ogni mazzo. E infatti lui è ciclo e parte con il lupino. Non sia mai. Questa forse la vinciamo se adesso peschiamo a terra blu. Con Narset vediamo. Eh sì, ciao. Questa G1 mi sa che abbiamo perso. Possiamo anche concedere, non la possiamo più svoltare sta partita. Non abbiamo win condition, non abbiamo niente. Va bene, contro di lui. Allora, le Treachery sono molto brutte come carte. Possiamo togliere anche un paio di Lucca. Dopodiché anche Espeth on Nemesis, ma poi vediamo. Ma vediamo. Vediamo. Intanto lo teniamo fuori, ma vediamo. Sicuramente Espeth Conquest Death. Io butterei dentro sicuramente tutti i Forge. Questi. I Clarion. Un paio di Arthergast. E a questo punto Espeth rientra. Sì, iniziamo noi, quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Purtroppo il game di prima abbiamo dovuto maligare a 5. Mi spiace che non abbiate visto un buon gameplay. Adesso lo spacchiamo! Cazzo, lo spacchiamo. Oh, questa è già una mano più tenibile. Mi serve fare un po' di terra, ma ne giochiamo 36. E se il buon Dio vuole, le possiamo anche pescare. Comunque, anche il mazzo ciclo è un mazzo che malliga molto aggressivamente. Quindi, anche loro. Cioè, lui sa che la sua win condition è farmi volpe di turno 1. Volpe a turno 1 è un problema. Non me l'ha fatto. C'è già. Una cosa gigante per noi. Noi facciamo terra stoppata e passiamo. Adesso vediamo cosa fa lui. Come giocarci le nostre carte. Molto bene, non fa niente. No, ha tenuto la mano brutta anche lui. Va bene, va bene, va bene. A noi va sempre bene se lui tiene mani brutte. Visto che non ha fatto il drop, io faccio terra stappata perché voglio mettere pressione dal mio turno. Ok, facciamo Sharknado da 1. Non è il massimo, ma ci sarebbe per pescare la terra. Comunque, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Qui, se noterete, io non giocherò Fires perché non mi serve. Ho pescato la terra adesso. Io allora faccio Sharknado da 2 in hand.
In questo caso Fars ci può stare. Noi facciamo il nostro Omen e lo rompiamo. E attaccheremo. Così che il prossimo turno possiamo pescare una terra, fare gli Orion, blinkarci Omen, rimuoverglielo. Oppure no. Caspita, che sfortuna anche noi, eh. Tutte terre? Beh, a noi piace anche Teferi. Io rimbalziamo in mano, lui perde un turno e sa anche lui che ha perso. Bene, avete visto un G1 e un G2 un po' non troppo veritieri. Adesso giochiamo G3. Partirà lui, anche qui di nuovo gli serve farmi Volpino di primo. Sperando che non ce lo faccia. Noi chiaramente spereremo sempre che non ce lo faccia. E vediamo. Scusate l'allergia. Anche questa è una buona mano. Tengo. Abbiamo anche volendo una soluzione per la volpe a turno 1. Anche se comunque andremo a prendere un po' di danni. Parto con questa terra tappata perché io voglio fare. Voglio essere sicuro al 100% di fare. Lui qua ha sbagliato. Lui qua ha sbagliato anche molto, secondo a mio parere. Ci farà la volpe gigante, prenderemo questi 4 danni, ci faranno sicuramente abbastanza male, ma noi facciamo una delle giocate che contro volpe è fortissima, ovvero fargliela tornare in mano e fargli perdere un po' di turni. Ok, lui ce lo rifarà, chiaramente. Cicla. Va bene. Addirittura terra stoppata, droppa 2. A noi ci piace questa giocata? Assolutamente sì. Io preferisco fargli. Fargli rimozione adesso, non voglio prendere danni dal 2-2. Anche perché adesso lui rifarà l'olpe, va bene. Noi faremo la nostra terra. Allora, qua le giocate sono molteplici, ma secondo me la più ottimale è quella di farmi gli Orion e rimuovergli l'Urus. Non voglio fargli fare ulteriore vantaggio, cosa che sta già facendo fin troppo. Ok, qua facciamo anche Ciampa e blocco, eh. Non è una mossa brutta farglielo, eh. Va bene, va bene, va bene. Ok. Sicuramente io ti faccio ritornare in mano il tuo 2-2. Pensandoci anche l'altro. Voglio cercare di mandarlo indietro il più possibile. Noi comunque abbiamo una win condition di Yorion.
Potremmo fare Narset, non fargli pescare ulteriori carte. Tanto sicuramente attaccheremo. Allora, adesso il punto è questo. Con un Zenith non vince mai. Con uno Zenith solo. Quindi io gli farei Narset. Tanto, oh, se ha Fry, me lo ammazzava lo stesso. Quindi preferisco pescarci. Un buon Teferi. E passiamo. Urca. Bene, andiamo a cercare una baratta. Anche questo va benissimo. Faremo più uno di Teferi. Ok, io qua me lo voglio giocare in maniera più safe possibile, vorrei già spaccargli uno dei due, rompergli uno dei due due. Lui probabilmente ci creerà una risposta per farci due danni. Sì, di solito sì. Il fatto che non mi faccio un altro ciclante non ne sono contento, perché vuol dire che probabilmente ha pescato Zenith. Dobbiamo sicuramente guadagnare due vite. Lui può farcelo da 11. Terra tappata, attaccheremo. Se ha Zenith ciclante comunque vince, quindi io cerco di dargli meno turni possibili. Qui abbiamo. Sì, abbiamo una giocata forte da fare. Possiamo rimbalzarci in mano Yorion. Ci rimbalziamo in mano Yorion, così che sicuramente peschiamo. E inoltre possiamo riblinkarci tutti i nostri pezzi. Non può farmi Zenith in risposta, chiaramente. Perché io posseggo Teferi. Ok, andrò sicuramente a fare blink su tutto tranne Teferi, perché non voglio che lui mi faccia Zenith risposta. In questo caso posso blinkarmi anche benissimo Teferi, perché lui ha già usato il mana. Addirittura concedi. Beh, se pescavi Zenith vincevi. Va bene. Sono contro un mazzo che non si sa, potrebbe essere Temur Reclamation o Monored. Io me la sento e vorrò tenere. Terra tappata e vediamo che cosa sei. Ok, Temur Reclamation molto probabilmente. Faremo il nostro Bird of Meletis, ci andremo a cercare la nostra pianura, al prossimo turno di fare Monteferi. Ah, probabilmente UV control, bianco-blu controllo, o bianco-blu blink, però in questo caso, visto che già non mi fa niente, è entrato Teferi e io ho un sacco di spell forti. Cercherò di massimizzare la mia pescata al turno dopo, quindi decido di sfecciare più uno per renderlo ancora più protetto. Posso passare. Il prossimo turno faremo la nostra combo di Lucca, Lucca che cerca Treachery.
in questo momento non ci risolve lo 0-4, per lui sono guai a mare. Guai. Addirittura. Noi allora facciamo anche noi, peschiamo, vediamo cosa peschiamo. Molto bene, io lo possiamo fare in end, quindi noi passiamo. Non voglio fargli avere l'informazione che noi possiamo fare questa carta qua. Ok, ci ruba il nostro Teferino. C'è l'esilia, lui al cimitero non ha nulla, quindi non ci farebbe mai vantaggio. E quindi io farei il doppio omen. Sicuramente è il momento della combo. Prima attacchiamo. Rimaniamo umili. Allora, potremmo rubargli sia Aspect Conquer Stat, però non ci faremo value nemmeno noi. E invece decidono di rubargli la terra in quanto noi siamo on the play e così lo mandiamo veramente veramente indietro. Questo turno faremo meno 2, gli ruberemo un'altra terra, faremo Teferi e poi faremo Yorion. Scusate l'allergia. Beh, questo game, vediamo cosa può fare lui. Lui può farci sicuramente un teferino, rimbalzarsi in mano Aspect Conquer Stat per usarlo il prossimo turno. Ma a mio parere perderebbe un turno inutilmente. Potrebbe farci un Narset per cercarci qualche soluzione per il turno brutto che andremo a fare noi. Una mossa intelligente per lui sarebbe anche rimuoverci l'1-1. Anche se comunque abbiamo modo di farne un altro. Quindi sta a lui, sta a lui, sta a lui, sta a lui. Molto bene. Io per sicurezza glielo faccio adesso. E io andremo a prendere un bianco. In quanto io per sicurezza vorrei fargli bruciare il mana bianco e attaccare con Treachery. Allora, lui potrebbe avere. Io preferisco non andare all-in perché non mi serve, visto che sono in vantaggio io. E quindi faremo il nostro Teferino. Lo sapevamo che c'avevi counter. Lui non farà vantaggio, non farà valore con il suo Aspect Conquer Stat, quindi a mio parere l'ho mandato abbastanza indietro. Continueremo il nostro piano di rubargli le terre. Sembra abbastanza un piano vincente. Lui può farci Sharknado in risposta, che comunque non ci distrugge il nostro Treachery, e io nel pieno della mia umiltà faccio un più uno di Lucca. Abbiamo visto addirittura due Treachery. Intanto attacchiamo. Ormai li hai visti, quindi io te lo faccio. Absorb, me lo aspettavo, però facendoci absorb.
Dream Trawler, va bene, va bene, va bene. Cioè, va bene, non tantissimo. Però è una carta che noi, che noi possiamo risolvere. Potremmo sicuramente giocare a cercare di fregarlo facendo il nostro Fires, visto che lui è tapped out. Io gli ruberei il numero più grosso di pezzi possibili. E attenzione a questa giocata. E in questo momento posso dire che ho vinto, perché io adesso mi blinco tutti i miei pezzi. Se ne andrà via temporaneamente anche Fires, quindi io posso fare ancora una spell. E sinceramente mi sacrificherò il mio Yorion per fare il suo Dream Trawler. Per mangiarmi il suo Dream Trawler. Non farò così svantaggio in quanto io pescherò di Shatter, lui no. Gli rimuovo il suo pezzo più forte e col pass mi rientrano tutti i miei pezzi. Gli ruberò due terre. Uno e due. E voglio proprio vedere come vince. Mi può fare probabilmente Shatter a sua volta, però deve pescarsi un'altra terra bianca perché io è un momento che te le sto rubando tutte. Ok, già che non mi fa terra bianca mi va bene. Mio turno. Ah, qua forse ho sbagliato, dovevo prima fare il Teferino. Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo, prima facciamo. Prima facciamo, ci andiamo a prendere la nostra isola. Gli facciamo un bel Teferi. Così diciamo che facciamo che gioco io e basta. Faremo Treachery. Gli ruberemo l'ultima terra bianca e lui non può fare altro che concedere. Questo è un matchup è un matchup molto grindy, è un matchup dove bisogna fare vantaggio, quindi io toglierei sicuramente questi. E i Shatter, e i Meletis. Per adesso stiamo così, e adesso vediamo cosa buttare dentro. Sicuramente Dispute. Potremmo mettere dentro anche il Dream Trawler. Però a mio parere è molto più forte riuscire a togliergli a fare la gente, perché secondo me facciamo molto più valore. Quindi, visto che lui giocherà Dream Trawler, non penso li andrà a togliere. Visto che probabilmente giocherà anche i cavallini 2-3, io le vratte le butto dentro. Dopodiché Burt è vero che è una carta che in late game non fa più di tanto, però comunque ci permette di scremare. Non è una carta così brutta, diciamo. È più brutta Shatter, a mio parere. Fires ci serve di base per fargli un abbucco, per tirargli l'esca e poi tirare su l'amo. Giochiamo contro Andre. Questa è per definizione una mano veramente brutta. Ok, questa è già meglio. Abbiamo un piano, facciamo qualcosa almeno. Terrò e metterò in fondo un Lucca. Parte di Skyland, chiaramente. Oh, poi magari ci ha fregato finora e in realtà stava giocando tre colori anche lui, eh. Non ho mai visto il terzo, ma non penso. Infatti noi facciamo terra tappata e cerchiamo di dirgli fammi Teferi, fammi qualcosa. Ok, Omen per pescare.
Addirittura due top. Ok, qua mi arriva un Planeswalker. E invece non mi arriva niente. Cosa possiamo dargli in pasto? A mio parere Teferino possiamo dargli in pasto. Va bene, uno per uno. Narset in questo matchup forse in alcune situazioni tipo questa è un po' più forte. Visto che non gli è piaciuto, proviamo a rifarglielo. Allora, Teferino l'ho fatto anche prima, secondo me, nei matchup come questo, perché in late lui ce lo fa entrare volutamente e dopodiché farà Sharknado per fare una bestia in hand gigante e distruggercelo. Non, quindi non faremo mai valore col nostro Teferi. Qui potremmo giocare safe. Fare la terra e passare. Oppure andare come i gradassi. Io andrei come i gradassi. Cerchiamo di fargli usare tutti i counter. Perché lui non avendo companion, noi è come se stessimo giocando fino adesso con una carta in più. Abbiamo comunque il piano per fare valore, quello di fare Omen, linkato da Yorion. Facendo questa mossa qua ci sta dicendo che è disperato. Ah, una top però, eh. In questo momento non gli stiamo dando neanche target per Esper Conquer Stat. Quindi possiamo anche benissimo andarci a cercare una terra. E fare il nostro Omen in hand. Che magari ci countera. Sono entrambe molto forti. Io le terrei entrambe in cima. Fare la mia terra tappata. Lucca non ci serve. E passiamo. Sharknado è veramente forte in questo matchup, nel matchup control, in quanto è incounterabile, a meno che non abbia Tailsend, che adesso sta cominciando ad essere giocata. Molto bene, è entrato come da copione. Beh, ci attaccheremo. Io resterei umile e fare terra tappata passo, in quanto non mi voglio esporre, perché non avrei nessun vantaggio a esporre i miei pezzi forti per far fare valore al suo Esper Conquer Sinceramente in questo matchup di questi li vorrei avere tutti in mano. Questo è comunque un piano beatdown, però magari uno possiamo mettere in fondo, visto che comunque l'altro non abbiamo usato, abbiamo comunque il piano per cercare Treachery. Attaccheriamo. Passiamo. Non capisco cosa abbia in mano, probabilmente avrà un sacco di Esper Conquer Stat. Questo sento puzza di Dream Trawler. E invece no. In hand io farei il mio Omen. Che è un'altra carta blinkabile per Yorion. Oh, se lui non fa niente, io non faccio niente. Comunque me la sto giocando in maniera molto control flash. Ok, Dovin veto su Omen. Va bene. Ci ha fatto capire che in mano probabilmente ha solo bolle. E noi giochiamo il nostro gameplay del control. Non ci serve esporci,
non ha senso esporci, quindi ripassando noi facciamo la nostra pedina incounterabile con la terra. Visto che è andata via così liscia, mi sa che lui non ha molte soluzioni. Adesso ce l'ho. Però comunque il nostro delta danno sarà sempre maggiore. E se è così pollo da farcelo in risposta all'attacco. Ok, gli avremmo tirato gli Orion in testa. Io rimango umile, passo. Lui farà la sua pedina in hand e si è dimenticato. Molto bene per noi. Non capisco cosa hai in mano. Vedete, contro i matchup control, quelli normali, fair, senza companion, noi avremo sempre una carta in più in mano. Come avete visto, questo mazzo troppo forte, devastante, soprattutto nei momenti in cui partiamo noi e riusciamo ad avere la partenza perfetta, è infermabile, non ha quasi counterplay. Dovresti avere pescare tantissimi counter tutti di fila e non avermi fatto entrare Teferi. Boss side ce la giochiamo in maniera control sempre e poi questa combo qua è veramente devastante. Dopodiché comunque la mana base è molto solida, Fire è una carta che comunque è sempre sbagliata, non so dire quali sarebbero i suoi matchup negativi, in quanto in un eventuale mirror di control normale, tipo sia Jeskai che Fire, che Ruga, che Bant, noi vinciamo la battaglia di value, a mio parere la vinciamo quasi sempre, vinciamo sempre noi la battaglia di value, di valore. Mentre un eventuale Esper sul Tai che fa anche scartino, emozioni brutte come la Vratta che fa o pari o dispari o Casualties of War, sapendo che le ha, possiamo comunque giocarci attorno. Ad Esper che ci fa gli scartini, sì, però noi comunque abbiamo tante carte che fanno valore, che siano anche Narset, anche Mythos of Illuna, che basterebbe anche copiare un suo Artris. O altri pezzi, e comunque alla fine Agent of Treachery è sempre devastante. Attenzione alla passiva di Agent of Treachery che molto spesso riesce a proccare perché riusciamo a rubargli talmente tanti pezzi che ci fa pescare 3 alla fine del turno. E niente, ci vediamo al prossimo video.